qui da Forio con Gianni Mattera per commentare questa frana che c'è stata sulla spiaggia di Cava dell'Isola, uno scenario sempre pericoloso che pare insomma confermare questa situazione di pericolosità. Sì, in effetti Cava dell'Isola già da anni è soggetto a questi movimenti franosi, specialmente nel periodo invernale, in conseguenza di questi eventi atmosferici particolari che ci sono stati sulla nostra isola e non solo nel comune di Forio. Sappiamo tutti quello che è successo alla spiaggia dei Maronti. Io di questo fatto non sapevo niente, stamattina ne sono venuto a conoscenza, ho parlato anche con gli uffici per chiedere un attimino se e a che punto stava, diciamo, l'intervento che bisogna fare. Niente, siamo in attesa praticamente di rilasciare il permesso a costruire alla Casta Hotel, che è il gruppo che gestisce il Residence Baia delle Sirene, che sono poi i proprietari del luogo dove è interessato appunto il movimento franoso. Mi auguro, come ho potuto dire già in passato, che questo intervento si possa fare nel minor breve tempo possibile, anche perché oggi a maggior ragione insomma interessa proprio la parte privata, perché io penso che da qui a poco interverranno anche i vigili del fuoco, i nostri vigili urbani con i nostri uffici per fare un sopralluogo e per verificare anche la staticità, diciamo, della struttura che insiste in quel luogo. Ripeto, mi auguro che quanto prima si possano mettere mano, anche per dare fruibilità alla spiaggia di Cava dell'Isola, che forse è rimasto l'ultimo baluardo per i giovani oggi sull'isola di Ischia. Una spiaggia completamente libera, ed è intenzione di questa amministrazione, come del resto già detto in passato, di continuare a lasciarla, diciamo, libera, la libera fruizione dei giovani delle nuove generazioni qui dell'isola di Ischia.